Siamo con Graziano Mannari del settore tecnico giovanile del Milan, responsabile supervisore per la Toscana. Allora, cosa andiamo ad assistere oggi? Oggi andiamo a assistere a una normale visita di confronto con la scuola calcio Orlando, in questo caso, che è da poco che è affiliata con noi, ma si stanno già proponendo molto bene, in quanto diamo molte spazio anche alle guide tecniche di cui le scuole calcio possono usufruire, e loro sono già entrati in quest'ottica, quindi stanno preparando un allenamento mirato, in questo caso al possesso palla, controllo e trasmissione, e quindi stanno preparando le stazioni e lavoreremo insieme con BIM. Quindi diciamo è una supervisione un po' sul modo di lavorare, La scelta, allora, il ruolo del supervisore non è un ruolo, è un ruolo di controllo e valutazione, ma nel senso buono della quindi parola, sul sistema, quindi, di come funziona la aiutare, scuola. Di guidare praticamente l'istruttore, in questo caso alla scuola calcio, al cammino che noi al Milan vogliamo farle fare, quindi una crescita esponenziale sia dei bambini sia degli istruttori, per guidarli in base agli obiettivi di crescita che abbiamo noi come istruttori. Quindi diciamo che questo è un primo passo quest'anno di quello che è stato promesso, insomma, poche settimane fa. Sì, noi praticamente, noi intendo sia le scuole calcio che il Milan, perché le scuole calcio, anche Orlando e le scuole calcio del Milan, fanno parte effettivamente dell'organigramma del settore giovanile del Milan. Siamo in Toscana, ma noi siamo il Milan anche qua a Livorno, e quindi noi le stesse metodologie di allenamento che abbiamo nel settore giovanile a Milano le proponiamo anche nelle scuole calcio, in questo caso a Livorno, quindi le stesse metodologie, magari con bimbi meno selezionati, normalmente è normale, perché a Milano ogni squadra è stata situata vedendo 30.000 bambini per ogni squadra, qui abbiamo meno selezione, ma le metodologie di crescita sono le stesse nelle scuole calcio e anche al settore giovanile al Milan. Grazie, un'ultima cosa che riguarda la trasmissione per il centro di cui io conduco. La cosa che ci sta a cuore è vedere finalmente un qualcosa che sia veramente una scuola per insegnare. Certo, noi quello che io mi sono sempre proposto, e noi come Milan ci proponiamo, è che noi siamo una scuola prima come educazione umana, educazione sportiva, dopo viene la scuola calcio, perché noi siamo una scuola calcio, ma il modo di porsi e di educare i bambini innanzitutto, perché non possiamo arrivare a vedere dei bambini che siano bravi ma non educati. Secondo me è più facile che siano bravi quando sono educati e abituati a stare in gruppo. Esatto, anche perché l'età, insomma, per questa età. Certo, magari ci saranno. Potranno uscire uno, e mi auguro magari 100 campioni, ma è difficile, ne esce uno ogni tanto, però sicuramente, anche se dei ragazzi non giocheranno ad altissimi livelli, quando vanno a vedere una partita sapranno cosa vedono e soprattutto si comporteranno da sportivi educati. Grazie. Prego. Di tutto.